Bimbe, buongiorno, buongiorno amore, buongiorno, è il nostro primo giorno a Cagliari, buongiorno, ehi, dai che andiamo a far colazione, sveglia, ciao, non c'è più Anastasia, dov'è Anastasia, dov'è Anastasia, Anastasiuccia, ehi, andiamo a far colazione, dai su, dai che andiamo a mangiare una cosa buonissima, ma non ti dico cosa. Dai Ivano, sveglia, dai, sveglia, 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 buongiorno. Allora ce l'andiamo a mangiare solo io e Anastasia. Cosa hai fatto? Dai Topino, dai che andiamo a fare la pappa, dai che andiamo a far colazione che io ho fame, dai che vi porto solo colazione, dai che vi porto fare colazione, dai, tra 3, 2, 1, Ani, cadi, ma svegliati, ma tirati su, dai che andiamo a fare la colazione, super, voi non sapete che negozi ci sono qua sotto. Allora, mamma, non l'avevi già fatto. Un giso. Nuda. Forse ho capito cosa. Allora, tanto per i ritardi. Ho capito cosa. Cosa? Allora, Anastasia, ascoltami. Siamo arrivati nella nostra casa al mare a Cagliari. Voi non sapete una cosa, magari Vanessa se lo ricorda, ma tu eri troppo piccola. Inutile che dici che lo sai, perché l'ultima volta che sei stata qui avevi un anno e mezzo. Quindi questo appartamento è in pieno centro a Cagliari. Allora, noi a colazione andiamo? Cos'è che c'era? Come si chiama? Dove facevano? Sì, vabbè, niente. Vanessa? Le crepe! Senti, come hai fatto a indovinare? Tu hai le crepe nel cervello e quindi l'unica parola che ti esce sono le crepe alla Nutella. Esatto, sono le crepe alla Nutella oppure i waffle. I waffle alla Nutella. Sì. Allora, stavo dicendo comunque che tu sei venuta qua l'ultima volta che avevi un anno e mezzo, non hai ancora ben idea di dove siamo. Siamo in pieno centro a Cagliari e qua sotto ci sono un sacco di negozi. Andiamo a far colazione che ho fame? Andate a lavarvi la faccia. Vai in bagno a lavarti, così andiamo a far colazione. Tu sei ubriaca, sei felice di essere a Cagliari? Sì. Dai, che se fate le brave, ma solo se fate le brave, stasera vi porto a vedere una cosa. I cani? Sì, il cane della vicina. No, dai, perché la vicina ha avuto un cane molto bello. No, vabbè, ma ragazzi, ma che cosa hanno aperto qua sotto? Cosa hanno aperto qua sotto? Qual è la cosa che abbiamo notato ieri quando siamo arrivati? Abbiamo No, non ci posso credere. Noi abbiamo l'escape room sotto casa. Adesso scendiamo e andiamo a vedere se è aperto, ok? Così lo prenotiamo. Che cosa? Tu sai tutto. Lo so. Andiamo a vedere Barbie. Lo so. Ma tu sei preveggente, tu sai tutto? Come fai a sapere tutto tu? Tutto. Dai ragazzi, abbiamo 7 giorni di tempo, poi torniamo a casa nostra a San Teodoro. Quindi dobbiamo bruciare il tempo e fare di tutto. Voglio andare giù a vedere cosa c'è all'escape room e voglio vedere. Guarda. Cosa hai fatto? Aia. Non farle male. Ti devi lavare, signorina. Torna indietro. Finita. Vanessa, torna indietro. Vanessa. Madonna, Vanessa, Madonna Santissimissima. Brava. Anastasia, sei caduta, cavoli. Ma tu cosa ci fai ancora qua? Ma te ne vai in bagno. Anastasia, ti sei fatta male? No. Sei sicura? L'hai fatta apposta? No. Io vi do 3, 2, 1 e poi vi giuro che non vi porto più da nessuna parte. Le porte si rompono, qua il vetro è sottile, le case sono un po' vecchiotte. Dai, basta, adesso mi arrabbio. Sono arrabbiata.
sogno. A fare l'hula hoop. Senza hula hoop. No, vabbè. Ma tu sai cos'è un hula hoop? Quello che si... Sì, lo so. Quello che si... Dai, andiamo. Come mi... Ragazzi, è chiuso. Allora, prima metto questo. Ah, sì. Dai. Come annusa? Se vuoi annusarli, aspetta. Ah, buono, buono, sentite, cucciolini, che buono. Andiamo. E qua? Questo anche l'altro. Ora? Ce ne andiamo. Sì, dai, sta passando la voglia. Dai, che puzzi poi. Troppo alcol addosso. Bevilo, no? Invece di mettertelo addosso. Ma poi lo sai che è acqua? È per le celle. No, quello è un deodorante che si spruzza. Cosa, ma è questo? Dove vuoi? L'ultima cosa è questo. A tre? Ma non sono un po' troppi. Ma che puzza, però. E poi si mischiano gli odori. Andiamo? Questo... C'è la mia sedia per... Ok, andiamo. Ti sei lavata? Sì. Non sei lavata. Cucciolini, ma si è lavata? Io non mi sono persa. Guarda Vanessa, guarda Anastasia, mi sono persa e non ho capito se Vanessa si è lavata. Mi scrivete nei commenti se secondo voi andate in bagno e si è lavata, perché mi sono dimenticata. Perché scendiamo a piedi? Perché non amiamo gli ascensori, vero? E qui siamo al quinto piano e ogni volta facciamo 5 piani a piedi. In discesa facciamo sempre, in salita ogni tanto ci arrendiamo. Ma ascoltami, allora, ti fa male la caviglia, perché salti? Perché salti? Per piangere ancora? Vanessa, smettila, allora non ti fa male. La prossima volta che mi dici che ti fa male la caviglia me ne frego. No, non ti fa male. Se ti facesse male davvero la caviglia non salteresti. Per fare lo scherzo. Abbiamo perso Anastasia, non sarà dentro il vaso. Si sarà nascosta nel vaso. Ragazzi, pieno centro di Cagliari, vuoto. Ma fa niente, perché qua le strade si riempiono tardi, perché anche i negozi aprono molto tardi al pomeriggio. Adesso è mattina e vediamo un po' se riusciamo a fare colazione. Allora, siamo arrivate, ma guardate quanto è carino l'allestimento. Venite un attimo, bimbe, una domanda, venite un secondo. Preferite stare fuori o dentro? Ma c'è aria dentro? Sì. Allora andiamo dentro e scegliamo cosa mangiare. Qui c'è di tutto. Allora, qui c'è tutto il beveraggio. Tu cosa vuoi bere? C'è l'estate se vuoi, da bere, Anastasia, eh? Ah, qua ci sono quelle cose che si bevono con le palline dentro, credo. Che non mi piacciono per niente. Qua potete scegliere anche qui qualcosa da mettere sopra. Non toccare, ma non puoi farlo tu. Ma lavori qua, non mi hai detto niente? E anche qui ci sono delle cosine carinissime, buonissime da poter mettere sopra se prendi lo yogurt. Qua c'è il gelato, fior di latte. E qua gli arachidi, il dolma, che bontà, ma che bontà. Bene, pistacchio buono, gusto bignè, arachidi bianco, no vabbè, ciaone. Quindi voi avete scelto per la crepe, siete sicure che non volete lo yogurt e metterci sopra tutta questa cosa, no? Il mio pasto è pronto, guardate, gelato mango cotto, pistacchio, che non si vede perché... letteralmente coperto da crema di pistacchio. No, ma lo volete assaggiare? Sta cadendo? Senti? Ma è buonissimo! Bene. Dopo quando? Dopo la crepe? Allora aspettiamo che arriva la crepe. Guarda che se continui a bere tu non mangi più la crepe. È quasi pronta perché si sente il profumo. Ok? Hai fame, Vane? Arriva. Non hai fame? Mangio io? La crepe rosa. È rosa, e beh, tutto in pandan con l'arredamento, anche dove sei seduta è rosa, guardate, fucsia, bellissima. Dai, buon appetito, buona colazione. Taglio io, amore? Sei sicura? Sono capacissima. È morbida? Questa sì che è una vera, guarda, questa è una vera crepe, vero? Non come quelle cose brutte che mangiamo a volte. Come? Non come Non te la faccio più, amore. La tua è buona, però. No, non te la faccio più. Queste due, la tua e questa sono buonissime. Però anche tu dovresti farlo rosa, perché è rosa. Rosa? Ma per farla rosa ci vuole il colorante. Buonissima. Oh, meno male. Tu l'hai assaggiata? No? No.
Hai assaggiata? Sei riuscita ad assaggiarla? Com'è? Buonissimo. È buona. A te piace tantissimo. Brava, bravissima, che la stai anche tagliando da sola, complimenti. Dopo andiamo a vedere se c'è l'escape room aperto e chiediamo quali stanze ci sono. Io sono troppo curiosa. Se andiamo ora? No, se stai mangiando la crepe, no, ora no. Come? Sì, quando abbiamo finito di mangiare la crepe. Andiamo? Sì. Va bene? Sperando che sia aperto. Andate a chiedere due cannucce così evitiamo che ve la rovesciate addosso. Bravi. Così torniamo a casa. Poco. Guarda. Che c'è? Anastasia? Non ti va più la crepe? No, sì, mi va ancora. Sei sicura? Un pochino voglio vedere. Guardate un po', cucciolini, quanta ne manca. Vediamo il termine quale sarà. Te invece ti va? Guardate. Guardiamo. È rosa, sì. C'è dentro qualche colorante. Non ho capito. Vanessa? Che adesso non fa macchia. Che adesso? Farmacia. E poi? Cosa hai detto? Hai detto basta anche tu? Perché? Cos'hai? Mal di pancia. No, vabbè, ma allora scusate. Sì, piangi. La prossima volta che volete la crepe ve ne prendo una e la dividete in due. Mi fate sempre buttare via i soldi voi due. No, adesso la mangiate, altrimenti all'escape room e a vedere Barbie stasera non vi porto. Sì, cioè l'escape room è la stanza della Barbie. Dove vai? Non c'è nulla da ridere. No, cioè, l'hai lasciata a metà tu. E metà tu? Anche di più, forse. No, non esiste proprio, guarda. Allora, ascoltatemi bene. Non volete mangiare più? Andate a chiedere alla signora dove si butta tutto. Ah, è un bidone quello? Sì. Allora buttate tutto. Io butto le cartacce. Comunque vergognoso, eh. Anastasia, mi hai lanciato il mio gelato addosso. Brava. No, Vanessa, quello no. Non fare la show. È pieno. Guardate. Sì. Andiamo a vedere se l'escape è aperto? Andiamo a chiedere quali stanze ci sono, ne prenotiamo una per domani sera eventualmente. Okay. Ragazzi, c'è un odore di pizzette. Vero? Adesso io mi sono appena mangiata il gelato, ma credo che stasera, dopo Barbie, torniamo in centro. Sì, quelle qua si usano le pizzette piegate in due, chiuse, tipo panino, e sono buonissime. Vane? Sta andando a vedere se l'escape room è aperto, perché qua, non correre che sei in discesa, non correre Anastasia, per favore, non ce n'è bisogno. Probabile che apra più tardi, È chiuso? È vuoto? Vedi? Qua c'è scritto escape room. Beh no, dai, ci sono delle luci, ci sono delle cose. Non lo so, non riesco a capire. Magari apri di sera. Suonare, grazie, ma è chiuso. Vediamo se si sente qualcosa. Sì, il campanello c'è, si è sentito. Vabbè, dai, riproviamo più tardi, Va bene? Occhiata a questo fantastico negozio che abbiamo fronte casa, proprio davanti al nostro portone. Non potevano che non aprire un negozio del genere. Sì, amore. Sì, questo è dolcissimo, non mi piace, guardate. No, vabbè. Guardate qui. Guarda la candy box, che bella. Ah, vedi, ci sono anche qui. Queste piacciono a Isabella. Guarda quante cose buone. La pizza gommosa, l'uovo. Le fragole. Le patatine. L'ananas. Guardate le patatine, sono banane. Banane. Sì, banane. Anche queste però sono banane. Sembrano patatine, ha ragione Ani. Questo c'è anche da noi, guarda, te lo ricordi? Guarda. Sì, non tocca. No, non si può aprire. Ho capito, ma non puoi aprirlo, è sigillato. Questo ti dà un pugno, questo lo compro. Questo sì, così ti prendo a pugni ogni volta che sbagli a dire o fare qualcosa. No. Questo che ti dà la caramella. Che carino il box, sì. L'espositore. Peppa Pig. Siamo tornate a casa.
dalla nostra colazione, dalla nostra morning routine buonissima. Vi è piaciuta la morning routine di stamattina? Sì. A me tantissimo, mi ha rinfrescata. Sì, però non l'avete neanche mangiata tutta. Siete vergognose. Sì, esatto, inutile che mi guardi così. Cioè, una crepe dovevate mangiare. La prossima volta metà, diviso due. Ma che gigante, era una crepe normale sottile, le mie sono più spesse, queste sono sottili, sono crepe normali. Comunque la prossima volta ve la divido in due. E dove siamo andati dopo in questo negozio pieno di caramelle, vero? Caramelle bellissime, oltretutto mi è venuto in mente una cosa da fare, ma non svegliamo niente a nessuno. E abbiamo... E siete riuscite a scroccarmi pure in quel negozio, che cosa? Il sushi, sushi caramelle, buonissimo. È la prima volta che lo provo, io non l'ho mai assaggiato. Vediamo se Vanessa riesce ad aprire. Com'è che puzza? Perché? Oddio, di caramelle. Mamma mia, è acido. Non è che il sushi è andato male. Ma no, dai, sono le caramelle, sono i coloranti. Stavano usando la plastica, però è troppo carino. Prima di toccare, proviamo a descriverlo. Qui abbiamo i noodles, che sono gli spaghetti. Qua sembra dei panini. Questo è quello con sopra il pesce, il salmone, il riso. Ma questo cos'è? Secondo me sono i panini. I panini? Potrebbero essere i panini. Poi, vabbè, noi diciamo i panini. Noi diciamo i panini, e poi vediamo. Sì, questo è quello col cetriolo, questo è quello con la frutta. E questi? Sì, sono messi. Potrebbe essere quello con la frutta e questo col gambero rosso e con il pesce, il salmone, che ne so. Sempre riso, però col pesce sopra. Okay. Questo invece è il salmone. Io voglio assaggiare i noodles. Anch'io voglio assaggiare poi un pezzettino di noodles. Ma devi mangiarlo insieme. La soia? Adesso l'abbiamo comprato la soia. Ma la devi sfilare, dai, su, svigia. Dai, prova a assaggiare. Ma è un marshmallow? No, guarda. È un marshmallow. Guardate. Com'è? Sì, assaggia, ma. Non è buono? No, sì, buono. Che gusto ha? Frana. Buona. Vero, frana? Buono. Che succede? Nostro. È frizzante? Ti ricordi la caramellina che volevi comprare frizzante? Io ti ho detto no, lascia stare che è frizzante. E tu no, ma a me piace. Ecco, questo è il risultato. Vediamo. Il marshmallow è buono. Il marshmallow? Il frizzante è super frizzante. Io voglio il marshmallow. Io voglio assaggiare questo. Sono curiosa, chi lo morde? Io. Vai. Meno male che non lo volevi assaggiare tu. Ma dai. Limone, no, mamma. Io assaggio il pesciolino. A me invece questo piace. Molto dolce. Assaggiamo insieme. Io invece assaggio questo. Ma insieme a cosa? Questo è marshmallow. Oddio, no, arancia, buonissima. E marshmallow anche questo. E marshmallow anche questo. Guarda, arancia. Questa è arancia? Vero? Sì, questi sono buoni, sono le caramelline ripiene. Assaggio, pezzettini piccoli, che io le caramelle gommose non le amo. Com'è? Buono? Assaggio questo. Buono. Sai assaggiare? Ma no, non di niente. Buono. Va bene. Avete assaggiato tutto? No. No, io questo. Mancano le caramelline. E poi abbiamo assaggiato tutto. Ma? Sì, vabbè, dai, questo è buono, si sa già. Non l'ho mai assaggiato. Ma sono le caramelle ripiene, io le mangio con la liquirizia. Quelle alla liquirizia. Vado, eh? Sì. È buona? La assaggio io. E anche questa? Quindi bocciatissimo, no, sushi, no. Caramelle? Allora. È buona, solo che è. È tipo questo. Troppo gommoso? No, no. Io non ho ancora assaggiato questo. È aspro anche questo. Mamma mia, devo dire che è molto tutto aspro, eh? No, prendo questo. Me lo piace. Io già non amo le caramelle, figuriamoci queste. Ma però questa, ma quello già lo fa schifo. Dai, voto Vanessa al sushi caramelle. Non mi sembra che tu abbia detto che c'è una caramella che ti piace, però vabbè, fa niente. Io questo. Il marshmallow. Do zero. Zero. Questo pure. Ai noodles. Questo. Non l'hai assaggiato. No, assaggio solo lo zucchero, non sta...
100. A quale 100? Alla marshmallow. Io ho 200.000. Vero? Ti piace così tanto? Dov'è quella all'arancia? Dov'è il coso mango? È quello giallo. È tutto 0-0. Tutto zero tu? No. Lo ricompreresti? No. No. Va bene, dai ragazze, allora concludiamo qua la nostra morning routine con questo assaggio di caramelle sushi. Non le ricompreremo mai più. Salutiamo i nostri cucciolini, concludiamo la nostra morning routine nella nostra casa in vacanza a Cagliari. Tra pochi giorni ritorniamo a San Teodoro però, eh. Ciao. Ciao.